Va bene, come vuoi. Ok, Paolo, allora innanzitutto ovviamente formalmente ti ringrazio per esserti messo a disposizione, è una cosa rara che comunque artisti come te, anzi, in questa fase, anzi, devo dire che molte persone stanno capendo la situazione che c'è, stanno partecipando volentieri a queste live, quindi ti ringrazio ancora una volta. È un grandissimo piacere. Do un saluto a tutti quelli che ci sono nella live, che stanno entrando e ovviamente a quelli che stanno guardando la differita in questo momento, parlo già nel future. E oggi approfittiamo di parlare con te della self-promotion. Non parleremo come al solito di ZBrush, di sculpting, di illustrazione, ossia tutte le cose che mastichi tu sia in 2D che in 3D. Ovviamente invito tutti a cercarti su Facebook perché fai delle cose fighissime. Allora, self-promotion è un ambito molto ampio, quindi io direi di iniziare proprio dagli inizi. Cioè, tu quando hai iniziato? Hai fatto una scuola? Hai imparato da solo? Come hai iniziato? Io diciamo che sono un po' un ibrido, nel senso che ho iniziato ormai tanti anni fa. Chiaramente non facciamo spoiler sulle date o cose così. Comunque, diciamo, parecchio tempo, esatto, parecchio tempo fa, e ho frequentato la scuola del fumetto di Milano. Quindi nasco artisticamente, diciamo, proprio come fumettista, come disegnatore di fumetti, puro, proprio che più classico non si può, anche perché all'epoca non esisteva ancora digitale, figurati, fai un po' te. Si faceva tutto con matita, pennino, pennello, inchiostro, insomma. Si spendevano tanti soldi in matitine e matite. Sì, assolutamente. Quindi ho fatto la scuola post liceo, sostanzialmente, diciamo, e già dall'ultimo anno di scuola, o verso la fine dell'ultimo anno, ho iniziato comunque a lavorare in quell'ambito. Quindi nell'ambito proprio del fumetto. Poi da lì tante cose sono cambiate, le cose si sono evolute e invece tutti gli step successivi, quindi dalla prima digitalizzazione, diciamo, con l'avvento, diciamo, dei primi Mac dell'epoca, è stato tutto un autoapprendimento, nel senso non ho fatto corsi. Non ho fatto scuole di illustrazione digitale piuttosto che. Con la tua esperienza di oggi, se tu dovessi traslare quel periodo ad oggi, quindi immagina un Paolo oggi che sta al liceo e vorrebbe fare questo percorso iniziale che hai fatto tu, entrare da subito, già mentre stai lì, quali sarebbero le mosse che faresti? Oggi, Cioè, all'epoca che cosa hai fatto e come lo faresti oggi? in realtà la logica dell'autopromozione è sempre la stessa, più o meno. Chiaramente sono cambiati i mezzi, no? E un po' anche i tempi, diciamo. All'epoca, molto semplicemente, l'unica cosa che potevi fare, io ripeto, sono partito come disegnatore di fumetti, nel senso, quindi il mio obiettivo allora era quello di entrare a lavorare per una casa editrice, piuttosto che. La cosa che facevi era passare in edicola o in libreria, tirare su quei 3-4 fumetti che ti interessavano, che ti piacevano, con i quali ti sentivi affine, e poi niente, a martello, mandare portfolio e curriculum a tutte le case editrici che ti poteva interessare. Certo. Sostanzialmente era questo l'iter. Quindi tu all'epoca, già mentre stavi a scuola, hai iniziato a fare questo. E già durante l'ultimo anno di scuola ho iniziato con alcuni compagni di classe a lavorare a alcune storie, alcuni fumetti. Ovviamente quella era proprio la classica gavetta nel vero senso della parola, cioè proprio quella che secondo me però un po' tutti dovrebbero fare, no? Perché oggi magari c'è quell'idea che, ah, cazzo, esco dalla scuola, sono un figo, voglio fare l'art director, diciamo. Chiaro, chiaro, chiaro. Anche no, nel senso, poi magari, per carità,
Però un po' di gavetta secondo me la dobbiamo fare tutti. All'epoca si faceva così, si partiva con le pubblicazioni meno conosciute, quelle meno importanti, e poi se eri bravo a salire verso Certo. editori più blasonati. Ok. E pensi che, diciamo, il fatto che tu riesci a lavorare bene oggi è dovuto al fatto che hai iniziato tanti anni fa e quindi hai uno storico, e quindi chi inizia oggi è fregato fondamentalmente perché il mercato è pieno, o pensi che c'è spazio ancora per dei talenti nuovi? Ma allora, la situazione è veramente completamente diversa. Parliamo da 10 anni a questa parte, secondo me, è proprio cambiato tanto il mondo della creatività. Stiamo sul generico, per dire, nel senso. Ad esempio, a livello di, per tornare, diciamo, al discorso iniziale, a livello di fumetto, di disegnatore di fumetti, pur essendo una professione che attira tantissimo ancora, e ci sono un sacco di ragazzi che lo fanno. Tra l'altro, io da quest'anno insegno anche in un'altra scuola di Milano, se vuoi poi ne parliamo, così per curiosità. E però ecco, quello del fumetto ad oggi, ad esempio, è un settore che secondo me, per la mia conoscenza del settore, è ultra saturo. Ok. Cioè, nel senso, lì veramente rischi non di fare la gavetta, ma di venire proprio sfruttato nel vero senso della parola, perché ormai c'è talmente tanta roba, e anche le case editrici che ci sono in Italia, a parte che hanno avuto una flessione impressionante rispetto agli anni d'oro, piuttosto che, e poi non hanno più i mezzi e neanche le pubblicazioni per poter sostenere la massa di disegnatori che magari si riversa nelle strade, no, per dire, diciamo, in cerca di Certo. lavoro. Quindi quel settore è super saturo. Poi ce ne sono altri che magari nei quali non è facile entrare, ma perché in Italia c'è poca attenzione a questi settori. Parlo ad esempio del settore dei videogame, Ok. quelli per chi vuole fare il concept artist, diciamo, piuttosto che appunto lavorare nel mondo dell'entertainment. C'è qualcosa, si sta muovendo qualcosa, però è chiaro che appena varchi i confini nazionali, ti si apre il mondo, Certo. diciamo, quello sicuramente. Tra l'altro, ieri ho sentito non tutta la live di Cristiano, L'altro ieri, sì. l'altro ieri, sì, che è grandissimo, nel senso, uno dei miei top artist di Grande, grande. riferimento. Tra l'altro, l'ho conosciuto, è simpaticissimo. E, beh, lui, nel senso. Certo, mi sento anche un po' in imbarazzo ad essere qui, dove è Mafia. stato lui, diciamo, Siete stati perché anche al Creative, avete condiviso è il vero, sì, palco. è vero, infatti, il karma, no? Però ecco, lui ad esempio è proprio un artista che va anche molto all'estero, ha fatto grandi lavori con grandi nomi anche all'estero. Io sono molto più concentrato in Italia, nel senso. Penso Quindi, che. restando in Italia, senza andare troppo oltre, come si sta evolvendo quindi la figura del fumettista? Cioè, quali sono gli sbocchi più richiesti lavorativamente parlando? Ma allora, dipende, nel senso che, come ti dicevo, a livello di fumetto, oggi come oggi, secondo me il mercato non ha tantissimo da offrire. Ok. Quindi è una bella professione, io devo tutto a questa professione, perché molti magari sottovalutano la figura del fumettista, no? O del comic artist, diciamo le cose con il nome giusto, che a me fumettista mi fa sempre un po', mi sembra molto riduttivo, diciamo, comic artist. Perché comunque è una figura che ti insegna a disegnare qualsiasi cosa. Cioè devi essere capace di fare qualsiasi cosa se fai fumettista, no? E a me questa cosa qua, nella mia carriera, mi ha aiutato tantissimo. Perché il Certo. fatto di saper disegnare ti permette poi di accedere ad altri campi artistici, però con una base solidissima, cioè Certo. importante, forte, no? Magari uno può essere un bravissimo 3D artist, però magari non ha le basi del disegno, non ha le basi dell'anatomia, non ha le basi della prospettiva, e quindi
può avere magari qualche lacuna, nel senso, no? O magari abbiamo io, solo... guarda, quello che dice è verissimo. Io mi ricordo quando io iniziai con il 3D, usavo Maya nel 2000 e qualcosa, mi ricordo che uno dei blocchi più grandi che io ho avuto, che io non ho la formazione e la fantasia di potermi inventare i character. Io, ad esempio, volevo fare quelle donnine tutte carine, no? Tutte ammiccanti, ma proprio non ci riesco, cioè non me le riesco a immaginare in testa, certo. E quindi di conseguenza non hai modo di modellare assolutamente nulla. Sì, no, ma è normale. Magari potresti essere un ottimo modellatore, no? Certo. Però è una cosa più tecnica quella, non so certo. Come dirti. Perché quando impari a usare il software e fai quello che vuoi, no? Certo. Però ti manca forse la base prima, ecco, non so. Esatto, per cui tu, appunto, tu puoi fare tutto dall'inizio alla fine e quindi è una figata. Sì, io sostanzialmente sì, nel senso, cioè più generalista di così se muore, no? Però è figo, perché in realtà è un generalismo che però è completo, no? Che chiude in un cerchio. Sì. Poi ovviamente bisogna saper fare, cioè bisogna no, nel senso è giusto che ognuno scelga la sua strada e la sua specializzazione, no? Poi magari facciamo anche un discorso sui vari mercati, nel senso, però ovviamente tutto quello che tu sai fare, se vuoi essere generalista, devi proporlo a un livello comunque buono, cioè certo. Nel senso non è il discorso faccio di tutto un po', ma tutto un po' così così, nel senso. Se lo fai, nel senso devi cercare di farlo comunque bene, insomma. E, ma tra l'altro questa cosa, ad esempio, giusto per raccontarti un aneddoto, un paio d'anni fa ho lavorato per un grosso studio di videogiochi, uno dei pochi in Italia che è Forge Reply, e sono entrato come 3D artist, no? Praticamente il mio supervisore dell'epoca stavano cercando appunto un 3D artist per il progetto e hanno scelto me, e in ballottaggio c'ero io e dall'altra parte uno dei modellatori che ha lavorato ad Halo, il gioco quello famosissimo, okay. No? Loro non avevano in quel caso problemi di budget, avrebbero potuto prendere anche questo americano, sì. No? Per dire. Sì. Però questo americano gli ha detto, guardate, io faccio il modellatore, quindi se voi volete un modello mi dovete dare i disegni, certo. Front, side, back, top, left, mm. E io te lo faccio uguale, no? Certo. Però visto che il progetto richiedeva invece un po' più di libertà anche espressiva, creativa, magari il concept artist non aveva il tempo di stare a fare tutte le viste assonometriche o piuttosto che ortogonali, no? Io, sapendo disegnare, ho potuto interpretare i disegni del concept artist semplicemente da uno sketch, certo. Piuttosto che da un trequarti. Certo. Questi sono i vantaggi, diciamo, di avere un background di un certo tipo, insomma. Quindi oggi tu sei orientato più verso il gaming, quindi il mondo dei videogame. Sì, è il mercato che secondo me ad oggi permette di esprimere al meglio la creatività. Okay. Nel senso che comunque, perché è molto vario, poi appunto posso ricoprire anche diverse mansioni all'interno di questo ambiente, diciamo così, anche se ovviamente mi focalizzo sulla concept e sul 3D. Non vado oltre, okay. Perché poi appunto... Per completare un videogioco ci sono tutta una serie di figure, certo. Che poi sfociano anche nel super tecnico, per dire, no? Cioè, dal programmatore a quello... Certo. Nel senso, c'è anche solo un artista che fa gli effetti speciali, per dire. Quando abbiamo fatto la live con Christian, è uscito fuori il concetto che oggi è meglio concentrarsi sui propri lavori personali e quindi farsi trovare dai vari scout. Però ovviamente lui parlava più rispetto a quello che è il mercato estero. Nel tuo ambiente, in Italia, come ti muovi invece? Ti muovi nello stesso modo o c'è ancora più un bussare alla porta piuttosto che? Allora, guarda, ti dico, questa è una cosa che magari potrà dare speranza a molti. Allora, per quanto mi riguarda, io ti dico, salvo qualche occasione, saranno più o meno 10 anni che non cerco più lavoro. Nel senso, arriva. Cioè, okay. Arriva da solo, diciamo. Arriva da dove? Arriva da tutta una rete di contatti e conoscenze che va costruita.
Però attenzione, nel senso, la conoscenza non è quella in senso dispregiativo che spesso c'è effettivamente, no? Cioè, non sei il frato cugino del direttore responsabile piuttosto che, no? Cioè, la conoscenza è quella che tu effettivamente riesci a farti con i tuoi meriti, cioè col tuo valore, nel Certo, senso, no? certo. E questa è una roba che funziona. Cioè funziona, almeno con me ha sempre funzionato e sta continuando a funzionare. Cioè è un flusso che non dico che non si ferma, perché a volte si ferma. Cioè, nel senso, ogni tanto se fai freelance, vai, lo saprai anche tu, nel senso ci sono delle pause, no? Certo, assolutamente. Che sei lì a girare i pollici per dire. Ed è il momento di fare i lavori personali, come diceva Certo. giustamente Cristiano. Certo. Anche perché tanti dei lavori fatti per i clienti non puoi pubblicarli, Sì, hai firmato i contratti di riservatezza, oppure sono in corso d'opera, quindi non puoi far vedere niente se non magari dopo 5 anni, quindi lasciano un po' il tempo che trovano, no? Diciamo. Quindi portfolio assolutamente lavori personali. E poi appunto importantissimo, e vabbè, è ovviamente il creative portion ne è il fulcro, creare la rete. Cioè, crearsi una rete di contatti, di conoscenze. ok, e per creare questa rete, diciamo, per aiutare chi magari sta proprio muovendo i primi passi e dice, oddio, come faccio? Che cosa consigli? Sempre parliamo inerente al tuo ambito e a quello che è la tua realtà. Ok, allora, il consiglio è, in realtà è sempre la prassi, diciamo, è sempre la stessa. Oggi si è aggiunto il digitale, diciamo, cioè, si è aggiunto il web, internet, Facebook, LinkedIn, via dicendo. Però come facevo una volta, cioè tanti anni fa quando facevo il fumettista, mi facevo tutte le fiere e andavo a tutti gli stand Dico. delle case editrici. Cioè c'è poco da fare. Oggi è un po' diverso perché, come diceva anche Cristiano l'altro giorno, non ha neanche senso intasare le mail dei producer, cioè, dello studio che ti interessa, inviando continuamente, no? Curriculum. Però è una cosa che va fatta, cioè assolutamente va fatta, anche se per quanto mi riguarda il contatto umano rimane sempre al primo posto. Cioè, nel senso, tu puoi essere il più figo del mondo sul tuo portfolio, no? Poi magari sei una persona del merda, oppure nel senso, cioè, Certo, devi anche essere, cioè, una persona di un certo tipo, perché da come sei tu, poi dipende dal rapporto che tu crei con le altre persone, no? Quindi chiaro. è vero, avere un bel portfolio è fondamentale, però deve essere supportato anche da tante altre qualità, anche Chiaro. umane, da un certo Sì, punto di vista, soprattutto in no? Italia, assolutamente. Perché sennò. Assolutamente, ma come del resto. Dico sempre, no, al creative, cioè in mezzo al pubblico ci sono agenzie, agenti, artisti, gente con cui poter iniziare a collaborare. Quindi, come si fa anche andare alle fiere? Puoi conoscere i produttori di videogame piuttosto che piano piano si costruisce tutta questa roba. Perché Assolutamente, assolutamente. magari ti conoscono là. Vedono che sei una persona carina, no? Che si parla bene. Poi, ah, ma io ti ho già visto su Behance, no? Tutto questo Esatto. credo. Cioè, nel senso, è esattamente quello, no? Questo è quello che tu puoi fare per te stesso, diciamo, e che va fatto. Poi ci sono, diciamo, gli automatismi, tra virgolette, no? Nel senso che comunque, come ti dicevo, io più o meno da 10 anni non sto più a cercare lavoro, se non appunto in qualche occasione, però mi arrivano chiamate, sai, mi ha passato il tuo contatto tizio, dicendo, ma perché? Perché io con tizio magari ho lavorato bene, tizio è rimasto contento del lavoro, alla fine il giro è quello, nel senso, cioè non è Certo. che Guarda, il futuro. ti leggo una domanda che è arrivata da parte di Alessandro. Yes. Dice: sono sempre stato appassionato di illustrazione e concept, ma solo in tarda età mi sono deciso a mollare tutto per dedicarmi a questo mondo. Ho fatto un'accademia, ho vinto una borsa di studio e mi è stata proposta una poltrona come professore. Paolo ha parlato di collegamenti. Per potersi muovere in questo mondo, ma essendo arrivato tardi, come posso fare? Che suggerimento dai a chi è
Toccherebbe capire anche di che anno sei, Ale. Ci puoi scrivere di che anno sei? Perché magari siamo coetanei. È dell'82, è altro che tardi. stai benissimo. Micchia, lasciamo stare, infatti. Vergogna, anzi, vabbè. Vergognati, stacca no, la live. Ma in realtà, cioè, non voglio dire che sei un ragazzino, però, nel senso, poco ci manca, voglio dire. Poi comunque non è tanto un discorso di età, ma è tanto appunto il discorso che abbiamo fatto adesso, cioè la qualità di quello che tu proponi, no? Sì. E come ti proponi. Cioè a me nessuno mi ha mai chiesto che scuola hai fatto, nel senso, esatto, no? Nel senso, guardano il tuo lavoro e se piace bene, cioè nel senso può nascere qualcosa, no? Quindi non fatti nessuno scrupolo a livello personale, cioè, anzi, magari se sei un pochino più navigato, che se sei navigato come dell'82 noi, vabbè, siamo già a reparto geriatrico, cioè, magari appari anche come quello un pochino più affidabile, no? Per dire, nel senso, sì. Ma guarda, poi anche l'esperienza è importante, eh? Sì, io penso, come si è detto anche tantissime altre volte, oggi, anzi, dimmi se concordi con questa cosa, o meglio, se anche per te è così. Il tuo stile personale oggi teoricamente dovrebbe essere l'asso nella manica, cioè a prescindere da chi sei, quanti anni hai, che esperienza c'hai. Magari hai iniziato un anno fa, ma il tuo stile è talmente figo che piace a tutti. Anche nell'ambiente tuo è così? Secondo me, nel senso che se tu hai, allora è un'arma a doppio taglio, ovviamente, no? Nel senso, se tu sei super personale, super riconoscibile, però è anche vero che devi trovare uno studio, un produttore che si innamora del tuo stile. Ok, quindi nel tuo ambiente si cercano, ok, ho capito, si cerca più. Dipende, nel senso, allora. Il discorso qual è? La differenza tra l'Italia e l'estero, almeno per quanto ho capito io, in questo ambiente, parlo soprattutto del concept piuttosto che del gaming, è che in Italia si tende molto di più a lavorare appunto con generalisti, come sono io ad esempio, perché spesso sono diversi i task che ti vengono affidati, cioè non è una cosa specifica e basta, no? Cioè appunto tu non sei solo modellatore hard surface, solo character artist, solo prop artist, è molto più aperta la cosa, più libera. Invece all'estero sono invece molto più precisi sui ruoli che servono. Infatti basta anche guardare le varie offerte di lavoro su LinkedIn piuttosto che Education Plans, loro nelle richieste sono molto specifici. Addirittura una richiesta può essere cerchiamo uno stylized character artist, cioè quindi non deve essere solo un character artist, deve essere un disegnatore di personaggi che però risponde a un determinato stile, certo. Per dire, no? Quindi ecco, ripeto, è un'arma a doppio taglio secondo me, nel senso che se tu riesci a imporre il tuo stile hai vinto tutto, nel senso che comunque fai quello che ti piace, come ti piace, eventualmente gli altri fanno quello che gli dici tu perché devono farlo come te. hai fatto bingo, no? Però è chiaro che se tu, oltre a quello stile, non riesci a fare altro, potrebbe essere un problema. Certo. Magari soprattutto all'inizio, perché magari ancora non ti sei fatto i contatti, le cose. Eh no, certo. Infatti senti, io all'inizio consiglierei di essere molto morbidi. No? Magari okay. Il tuo stile te lo coltivi perché è giusto, però bisogna essere un pochino adattabili, no? Un po' duttili, certo, alle richieste, perché sennò Alessandro continua, dice da quanto ho capito però chi ha uno stile molto riconoscibile punto tutto a diventare star di social, o sbaglio? Non ho capito bene la domanda, non penso nel nostro ambiente. Chi ha uno stile molto riconoscibile punta tutto a diventare star di social. Se puoi riformulare la domanda, Ale, sarebbe ottimo. Comunque il discorso è quello, cioè se in determinati ambienti lo stile personale è un plus,
magari nel stile videogame, illustrazione, magari un po' meno, perché in Italia viene cercata più la creta. In Italia sì, secondo me in Italia sì. Cioè, ad esempio, io ho dei colleghi che sono bravissimi e possono disegnarti Hello Kitty, per dire, come possono disegnarti Resident Evil, no? Per fare un esempio, no? Nel senso, io ad esempio, io stesso ho un po' di difficoltà in questo senso, perché difficilmente riesco a creare uno stile che sia cutie, kawaii, nel senso, no? Efficace. Io sono più portato per lo stile realistico o al massimo tendente al giapponese, al manga, per dire, all'anime, no? Quindi cerco di focalizzarmi su quel tipo di lavori, ecco. Poi ogni tanto mi tocca pure fare gli altri, perché sennò, cioè, ok, guarda, lui specifica, ti nomina ad esempio un Rosdraw o una Loish, molto riconoscibili, quasi sempre i soliti soggetti, sono persone che hanno puntato tutto sulla riconoscibilità e un pubblico di fan. Però forse quello è un altro ambiente, no? Forse un pochino... Sì, poi in realtà bisognerebbe capire cosa fanno loro nella vita, no? Nel senso, magari Instagram piuttosto che i social sono il loro biglietto da visita, ok, ci può stare, no? Però magari poi a livello lavorativo fanno anche altro, questo non saprei. Cioè, poi è un po' un meccanismo automatico, no? Se tu posti i tuoi lavori e effettivamente piacciono tanto, diventi automaticamente, non dico un influencer, però comunque diventi molto riconoscibile sul web, effettivamente. Certo. Però diciamo, io adesso stavo guardando Rosdraw a una roba come 993.000 follower, quindi diciamo a quel punto scattano altri meccanismi, decisamente. Esatto, cioè restando in Italia, cioè prima che arrivi a 993.000 follower e hai quello stile, diciamo, forse ne passa un po' di tempo. Mi sa di sì. E quindi per restare realistici, come si suol dire, portare a casa la pagnotta e stare comunque bene senza troppi pensieri, come ad esempio il risultato al quale sei arrivato tu, che sono 10 anni che non ti preoccupi fondamentalmente se ti arriva il lavoro o no, perché sai che ti arriva già questo... Penso che è un obiettivo enorme e che sognano un po' tutti. È anche un fatto veramente di entrare nel mindset, diciamo, del libero professionismo, no? Nel senso che comunque all'inizio è chiaro che se tu lavori per 6 mesi e poi hai una settimana di buco, già inizi a cagarti in mano, no? Però dopo un po' capisci che può succedere che avrai anche più di una settimana di buco, ma anche più di un mese a volte. Certo. Però dopo un po' non ci fai più caso, anzi ne approfitti per essere creativo, come dici tu, no? Certo. Guarda, vorrei snocciolare, se posso, poi dimmi se è fattibile o no, questa cosa. Allora, come sai, io cerco sempre di mettermi nei panni, no, delle persone, perché ovviamente noi ci siamo passati. Quando noi diciamo, dopo 20 anni di esperienza, devi andare a eventi, devi farti conoscere... Comunque la gente che inizia, che sta a casa e che dice, vabbè, mo' c'è il corona e chissà quando ci sarà il prossimo evento. Nel frattempo, che posso fare che sia a portata delle mie possibilità, capito? Cioè, magari la gente ha il timore che, vabbè, magari a settembre vado a un evento e magari non mi si fila nessuno, quindi so già che devo riprovare, eccetera. Però nel frattempo, che potrei fare di pratico per riuscire a, diciamola così, a acchiappare un cliente, un lavoro, entrare un pochino in questo mondo? Beh, oddio, nel senso, in una situazione come quella odierna, nel senso... Dici! Ma in realtà... Facci la formula magica! No, ma in realtà te l'ho detto... Allora, per quanto mi riguarda, la formula magica è stata appunto quella di seminare bene, no? Tanto tempo fa... e poi è stato un susseguirsi di una sequenza, diciamo, di che si è unita pezzo pezzo, no? Da un certo punto di vista. Però ecco, in una situazione come quella di oggi, dove veramente non ti puoi muovere di casa e non è un modo di dire, no? Allora, se uno non sta lavorando o comunque non ha un lavoro o vuole puntare ad avere un lavoro, cioè la cosa migliore in assoluto che può fare è mettersi a studiare. Studia. Cioè, io stesso, dopo 15 anni di cinema 4D, per dire, mi sto approcciando, ad esempio, a Blender adesso.
Certo. Nel senso, appena ho un attimo di tempo, mi sto studiando Blender. Poi magari non lo implementerò nel mio lavoro per altri 6 mesi, per un altro anno, perché ovviamente sai, sei sempre più veloce col tuo software abituale, no? Però, cioè, Blender è un po' il futuro, quindi va studiato. Non ci sono casi. Cioè. E poi il passaggio per l'acquisizione del primo cliente, tu anche che hai a che fare con i ragazzi nella scuola in cui stai. Sì. Cioè, se tu fossi uno di loro, oggi che cosa sarebbe alla portata di una reale occasione, una reale possibilità, no? Senza che ti cadano le palle perché senti che non ce la fai. Che cosa potrebbe fare un ragazzo oggi? Potrebbe, che ne so, io ad esempio la cosa che consiglio, perché conosco molti illustratori come te, molti illustratori hanno nel loro sito, nei contatti, hanno gli agenti o le agenzie che li rappresentano. Quindi andarsi a cercare tutti questi artisti e vedere quali sono gli agenti che li rappresentano e provare a contattarli, perché tanto alla fine, al limite, ti becchi un no. Sì, sì, sì. Nel senso, poi ovviamente per fare una cosa del genere, che è assolutamente valida, entra sempre in gioco quel fattore di, come si dice, di autovalutazione, no? Da un certo punto di vista. È chiaro che comunque se tu sei uno studente, no? Per quanto tu sia bravo, magari appunto andare a vedere, a chiedere alla gente di Ross Draw, ad esempio, piuttosto che di... Cioè, secondo me tutto va fatto per step, okay. No? Senza, anche perché sennò poi magari ci sono anche ragazzi che si beccano un paio di no e poi finiscono in terapia intensiva, cioè nel senso, per dire, nel senso, finiscono col morale sotto i piedi, no? Certo. Cioè, bisogna essere, come diceva Steve Jobs, sempre affamati, no? Però bisogna anche sapersi dare una regolata da un certo punto di vista. Certo. Mai sottovalutarsi, però neanche mettersi su un piedistallo. Certo. Io sono il più figo perché, capito? Io guarda, ad esempio conosco una mia amica che fa l'illustratrice e lei ad esempio si è inventata un business, lei ad esempio fa le illustrazioni per le coppie che stanno aspettando un figlio, ad esempio. Ah, ok, ok. E quindi loro gli danno la foto e lei illustra quella foto. Pensi che un illustratore... se crea, diciamo, dei business paralleli, perché mi è venuto in mente, perché Alessandro dice a me per ora basta campare disegnando. Quindi magari uno si può anche inventare un business come questo. Assolutamente, sì, sì, sì. Oppure può anche inventare proprio qualcosa di suo, diciamo, no? Come hanno fatto recentemente tanti e tante, soprattutto autrici italiane, anche di fumetti, no? Mm-hmm. Che nascono proprio sul web in modo semplicissimo, quindi magari ogni giorno posti un tuo disegno, no? E ovviamente se vali, perché la gente, anche se c'è in giro gente che secondo me metterebbe un mi piace, quanto sei figo, quanto sei bello, anche uno scarabocchio proprio veramente dei peggiori, no? Però diciamo che in linea di massima se sei bravo la gente lo percepisce, lo riconosce, e poi queste persone dalle vignettine postate sul web sono arrivati molto in alto, certo, ad esempio, no? Quindi quella è una cosa che è alla portata di tutti, assolutamente, oggi, sì, cioè. Poi oggi è anche abbastanza semplice trovare dei contatti con cui collaborare, no? Quindi se magari il tuo sogno è quello di creare un videogame tuo, magari un Angry Birds, no? Perché no? Cioè, nel senso, se hai quel drive interno che... riesci a organizzare una squadra, un team, anche quello può essere un, assolutamente, un business. Guarda i ragazzi di quegli italiani che hanno fatto il gioco, il più famoso al mondo, ma non mi ricordo il nome, Fortnite, no? Ah, sì? Cioè, sono gli italiani, si sono inventati questo gioco e boom, dei miliardi proprio. Ah, sì. Beh, lì comunque erano evidentemente a un livello già comunque molto pro, nel senso, perché... Ovviamente... immagino. Però, cioè, il discorso che fai tu è assolutamente super valido. Oggi sono cose che sono alla portata quasi di tutti e che si possono fare a
a costi zero, no? Perché in realtà investi solo il tuo lavoro. Certo, cioè a me ad esempio mi verrebbe in mente quell'animazione che hai fatto tu, che io proprio sono un feticista di quell'animazione, me la vedo tipo... No, quello no, però ti garantisco che è veramente, vabbè, incredibile. Ad esempio tu, se avessi il tempo e la voglia di farlo, potresti fare un 2-3 puntate... Certo. Magari se le acquista un Netflix piuttosto che, no? Come è successo con Masha e l'orso che sono stati lanciati su YouTube. Sì, sì, è vero, esatto, esattamente così. E la cosa bella di oggi è che si possono fare cose di questo tipo, no? Bellissimo. Sì. Cioè, per dire, qualche anno fa, se tu volevi appunto fare un tuo libro piuttosto che un tuo fumetto, comunque... Cioè, dovevi cacciare tanti soldi, no? Sì. Perché anche solo la stampa, la distribuzione, sì. I resi, cioè, sì. Cioè, era una menata piuttosto consistente, no? Oggi sul web puoi veramente fare tutto a costo zero o quasi zero comunque, no? Investendo solo te stesso alla fine. È vero quello che stai dicendo. Ad esempio, puoi creare dei publishing su Amazon di una serie di libri per bambini, ad esempio, no? Assolutamente sì. Assolutamente figo, figo. Poi ovviamente sono situazioni che si prestano a qualcuno che magari sta iniziando piuttosto che comunque ha le spalle già coperte, no? Sì. Perché chiaramente cioè, stai in mezzo che devi incontrare ogni mese, esatto, le bollette non si fermano neanche col coronavirus, quindi bisogna purtroppo anche pagare, diciamo. Senti, però un giovane. C'è Joe che scrive, comunque ho notato che ogni artista ha idee opposte su stile, contatti e altro. Penso che alla fine bisogna trovare la strada più adatta alla propria visione del mondo. Io penso che devi, quando segui tutte queste live, fai attenzione perché ogni artista parla della sua realtà. Esatto. E quindi devi trovare quel canale, capito? Quello è, no? Ah, è vero. Tra l'altro, nel senso, oggi appunto, come diceva anche Cristiano, è un po' cambiato il discorso. C'è questa possibilità di trovare la gente, no? Però, ripeto, secondo me per trovare una gente devi essere veramente a un livello molto alto, anche perché gli agenti di solito trattano i grossi nomi, no? Quindi nel senso, un ragazzo uscito da scuola è difficile che possa essere, diciamo, subito notato da un agente, no? E un'altra cosa molto importante è quella di seguire le companies, gli studi che ti interessano, seguirli sui loro profili, perché ad oggi non è più come una volta, ma tu il curriculum, la tua entry, diciamo, la puoi inviare solo in determinati momenti, e cioè solo quando le company aprono le posizioni di cui hanno bisogno in quel determinato momento, no? Quindi è importante seguire tutti gli studi che ci interessano, e se vogliamo lavorare per quegli studi, appena aprono le posizioni, inviare subito il curriculum. Mm-hmm. Perché hai molta più possibilità che venga visto, e viene visto, perché viene visto, ma se tu lo mandi al di fuori di questi lassi di tempo, allora c'è più il rischio che finisca effettivamente in archivio, ma nessuno poi si ricorda di te, perché in quel momento lì, certo, non c'è bisogno di te, di nessuno in realtà. Guarda, Alessandro fa un'altra domanda, però non so se conosci l'argomento, magari sì. Dice, come mai in ogni paese esistono gruppi di concept artist o illustratori che fondano dei studi e lavorano insieme collaborando e tenendo ingaggi da nomi importanti? In Italia non esistono ancora situazioni simili? Vedo il sorgere di tante accademie, ma la conseguente evoluzione ancora mi sfugge. Lui poi dice, mi riferisco a realtà come Six More Vodka, non so se conosci, io non li conoscevo, ma cioè, esistono questi gruppi così collaborativi in Italia e nel nostro ambiente? Nel senso, effettivamente magari non ce ne sono tantissimi, e ovviamente è uno step successivo al discorso delle scuole e delle accademie, no? Nel senso, quindi... queste persone si mettono assieme per poter avere, diciamo, tra virgolette, una potenza di fuoco maggiore rispetto al singolo, no? E visto che comunque
Di solito gli ingaggi sono sempre molto con scadenze strette e molto pressanti. Più sei, più si è e meglio si riesce magari a svolgere, no? Comunque sì, no, anche in Italia sta nascendo qualcosa, c'è qualcosa in giro. Adesso i nomi mi sfuggono, però facendo delle ricerche veloci qualcosa dovrebbe saltare fuori. Ti ripeto, non mi ricordo i nomi esatti, ma ne potrei contare un paio a mente, non chissà quanti, me ne vengono in mente un paio, nel senso c'è qualcosa, però non è ancora una cosa effettivamente consolidata come magari in altri paesi, quello sì. Poi, sai, come, e qui rispondo ad Ale, come abbiamo detto molto spesso, comunque il mercato italiano è molto atipico, o anzi, è tipico italiano, cioè è differente praticamente dal resto del mondo, no? Io lo vedo anche in altri ambienti, cioè io ho amici nel supporto clienti di Wix, no? Ad esempio, e mi dicono... I problemi che devono risolvere con la clientela italiana sono assolutamente anomali rispetto ai clienti che si affrontano fuori, per dirtene una. Cioè, quando c'è un problema, ad esempio, su un abbonamento o su qualcosa, la prima cosa che fanno tipicamente in Italia è dire: vi denuncerò alle autorità competenti, no? E dice cosa che un americano non la farebbe mai, cioè prima parte piano, invece in Italia si parte immediatamente all'attacco. Abbiamo la denuncia facile. E quindi spesso quando cercano delle persone in aziende che trattano il mercato italiano, cercano delle persone che hanno esperienza reale col mercato italiano. E quindi questa cosa vale anche nel nostro ambiente, cioè il muoversi nel mercato italiano. Assolutamente, assolutamente. Anzi, adesso ti racconto questa cosa qua. Siamo, a mio avviso, un po' limitati, ma anche mentalmente, non in senso ovviamente medico, ma in senso, cioè così, in senso di apertura mentale, no? Cioè, per dirti, faccio un esempio banalissimo. Io ho lavorato per tantissimi anni, più di 10 anni, per dei grossi studi di pubblicità qua di Milano. Sì. Per i quali facevo gli storyboard degli spot, no? Sostanzialmente. Allora, nonostante io gli facessi vedere continuamente tanti dei miei lavori, no? Cioè, io per loro ero l'uomo dello storyboard. Cioè, non c'è stata una volta in 15 anni che mi abbiano chiamato per fare una cosa diversa dallo storyboard. Cioè, quindi, così, cioè, non... Cioè, non ci sono cazzi, cioè gli facevo vedere animazioni 3D, qualsiasi cosa. Se mi chiamavano, sapevo che c'era da fare lo storyboard. Cioè, zero. Poi, ad esempio, la differenza mi è venuta appunto in mente sentendo anche l'altro giorno sempre Cristiano quando raccontava che l'hanno appunto chiamato sul set, no? Per, diciamo, per supervisionare. Cioè, qua è una cosa, magari, cioè, Rarissimo, sì, rarissimo. non può succedere, succede quasi mai. A me non è mai successo. Cioè, ti dico, in 15 anni di collaborazione, Ah, è un mercato, sì, assolutamente differente. cose così. E questo succede in tutti i settori, tra l'altro. Una domanda leggerissima, ma tu hai un biglietto da visita? Sì, ce l'ho, però in realtà ormai... Io non ce l'ho. Ma ce l'ho perché l'ho stampato qualche anno fa e mi sono rimasti lì, nel senso... Ok. Cioè, sì, può capitare che lo lasci. Magari può capitare, ci può stare, però ormai, sai, Sì. dipende anche sempre con chi hai a che fare, no? Oltre Ma tu hai un sito, no? sì, io ho il sito, però in realtà non ho tempo e voglia di starci dietro e E qui infatti viene la domanda, cioè tu generi più contatti da Behance, ArtStation, Instagram, sito, qual è la piattaforma? sì, no, allora, quella in assoluto che mi dà più contatti, devo essere onesto, è Facebook. Cioè, nel senso, probabilmente ha una diffusione maggiore, nel senso, non lo so. Oppure magari la gente che mi conosce mi segue, continua a seguirmi, diciamo, vabbè. O se no, ArtStation o Behance, ovviamente, anche Instagram mi dicono che va molto forte, soprattutto con i giovani. E effettivamente è vero perché hai un riscontro quasi immediato, no? Quando tu posti qualcosa su Instagram,
situazione, è un riscontro immediato, cioè ti arrivano subito una serie di like in modo velocissimo. E quindi ormai mi baso su questi più che sul sito. Quindi Facebook oggettivamente ti porta dei contatti dei contatti che poi si trasformano in contatti di lavoro. È successo, sì. È successo. E LinkedIn invece nel tuo ambiente come? LinkedIn lo uso magari per monitorare appunto chi va a vedere il mio profilo. Però onestamente anche lì mi sono arrivate diverse proposte, cioè, però non, nel senso Facebook mi sembra più immediato, almeno per quello che faccio io, poi nel senso, la carità, io LinkedIn lo tengo sempre aggiornato, aggiorno sempre la posizione piuttosto che i contatti, assolutamente sì, perché è importante, è uno strumento più serio, più magari mirato, no? Facebook è un po' più cacciarone, diciamo, magari a volte però va bene anche così, dipende da... Senti, che cosa ne pensi di come si sono evoluti negli ultimi anni i principali eventi dedicati al fumetto e così via? Pensi che c'è una perdita di qualità generale? Pensi che ne vale ancora la pena andarci? Ma allora, nel senso, ovviamente facciamo una distinzione tra eventi tipo il Creative, che ovviamente vai perché sai cosa ci trovi, nel senso c'è, magari c'è una qualità di un certo livello, no? Poi ci sono invece le fiere più generiche, che comunque non sono da disdegnare se tu stai quali cercando... Quali sono quelle che preferisci, che consigli? Ah, in realtà, guarda, in realtà io non, adesso vado a Lucca quando posso, l'ultima volta sono andato un paio d'anni fa, ovviamente poi c'è quella qui a Milano che è importantissima, gigantesca, di solito ci vado, come anche la Games Week, è abbastanza importante, però sono quelle situazioni nelle quali, forse perché non ho più io le palle, diciamo, di starci, no, più di tanto, ma dove sei avvolto nel bordello totale, no? E quindi diventa un po' complicato anche... Cioè, o vai mirato, tu sai che cazzo, alla Games Week c'è lo stand, che ne so, della Square, piuttosto che di un altro studio, e c'è il tizio ospite, no? E tu vuoi parlare con quello lì, vai. Okay. Oppure andarci così un po'... O vai per divertirti, è un altro discorso, secondo me di avere ben chiara la situazione in testa e andare molto molto mirato in quelle situazioni. Perché... Ok, quindi fondamentalmente distinguere se stai andando lì per cazzeggiare o se stai andando lì per... Per forza. Ti faccio un esempio, secondo me simpatico, a un paio di lucche fa, diciamo, un paio di lucche, di fiere di lucca fa, sapevo che, questo per dirti che nonostante tutto, no, dopo tanto tempo che lavori, no, però le cose possono sempre muoversi, no? Sì. Sapevo che era ospite, aveva lo stand, uno dei miei disegnatori di fumetti preferiti in assoluto da quando ho iniziato a disegnare, no? Che si chiama Claudio Castellini, è stato definito uno degli artisti più bravi del mondo, sì. Ovviamente specializzato in supereroi, in Marvel, DC e cose così, no? E non l'ho mai conosciuto, è sempre stato il mio maestro ideale, diciamo, no? Quell'anno lì ho detto, cazzo, voglio conoscerlo. Allora, ho preso, mi sono portato il mio iPad col mio lavoro, sono andato, l'ho conosciuto, abbiamo parlato e dopo abbiamo collaborato assieme. Cioè, nel senso, gli ho colorato tutta una serie di stampe, una copertina per la DC Comics, sono andato anche a casa sua, mi ha fatto fare il giro della Spagna, cioè, per dire, nel senso, no? Però ecco, non stare ad aspettare che le cose arrivino da sole, capito? Sì. Beh, nel senso, bisogna comunque sempre avere quella voglia in più di mettersi sempre un po' in gioco. Sì, guarda, il profilo, questo riprendo anche un po' il discorso di Joe di prima, il profilo che si sta cominciando a delineare per il mercato italiano nel settore dell'illustrazione grafica è quello del contatto personale. Quindi andare sotto l'agenzia, andare all'evento, andare alla fiera, cercare l'appuntamento, cercare di stringere un contatto. Secondo me sì, poi per carità, nel senso... Cioè, giustamente, come diceva sempre Cristiano, magari tu hai un agente, tu il cliente magari non lo conoscerai mai nella tua vita, per dire, e va bene lo stesso, no?
Però, sì, no, ma io ad esempio lavoro prettamente con clienti esteri e per me ad esempio funziona in maniera completamente differente, cioè io rarissime volte vedo la persona, cioè a me mi arriva una mail, mi dice Martin puoi fare questo, 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 sì, budget, bla bla bla, fai, e al limite c'è una Skype call, però sono dei progetti puramente, freddamente commerciali. Magari nel lavoro tuo c'è più, come dire, più tinta umana, no? Probabilmente. A me, ti dico, a me ha sempre portato bene, cioè nel senso che comunque una volta che conosci le persone ci si piace, diciamo, cioè, si sta bene assieme, cioè si hanno passioni in comune, cioè magari capito, vai anche al cinema assieme per dire, no? Però poi magari quella persona lì, quel professionista lì, quell'art director, piuttosto che quel tuo collega, no? Un domani si ricorda di te e le Esatto. cose si muovono. Cioè, Ma però, infatti qual è il vantaggio enorme del rapporto umano vero, no? Perché magari la persona con cui hai collaborato 6 anni fa, domani va in Disney e dice, ah, però Paolo fa quello, no? Cioè, sì. nel senso, questo è un esempio al quale, per il quale sono passato più volte, cioè, nel senso, è così, cioè, non c'è niente da fare. Facci un esempio di questo intreccio di sorti. Ma in realtà, guarda, ad esempio, adesso sto lavorando, ho lavorato un po' di tempo fa per Giochi Preziosi, che comunque è un'azienda italiana grandissima, nel senso, tra l'altro fanno anche cose. Esatto, fanno cose veramente fighe e in Giochi Preziosi sono entrato semplicemente perché anni prima avevo conosciuto su quelli che all'epoca erano i forum, per dire, no? Prima c'erano i forum, prima dei social, no? Quindi già là si stringevano amicizie, cioè si conoscevano persone, a volte ci si vedeva davvero, no? E quindi avevo conosciuto questa persona che poi è diventata, diciamo, art director in Giochi Preziosi e ci siamo sempre mantenuti in contatto, abbiamo sempre avuto degli ottimi rapporti, ci si scambiava i pareri, cioè i lavori, nel senso, proprio a livello amichevole, no? Di amicizia. Certo. Quindi siamo diventati molto amici e quando lui ha avuto bisogno si è ricordato per dire di me, nel senso. Quindi Figo, figo. è così, Grande. e una cosa tira l'altra, no? Senti, per toccare invece magari qualche altro punto e poi ti lascio. Tu prima hai detto che Blender, stai studiando Blender, vedi Blender molto nel Ci futuro. provo, sì. Anche se Blender per ora non fa parte delle pipeline di produzione, però nel tuo ambiente hai detto che lo vedi, cioè ce lo vedi entrare in. Sì, no, beh, assolutamente. Anche lì dipende sempre da dove finisci a lavorare. Ci sono studi che hanno una pipeline molto rigida, ad esempio, e ci sono studi che invece non hanno nessun tipo di vincolo. Tanto voglio dire, ci sono comunque i formati di interscambio generali, generici, no? Quindi, cioè, alla fine, a loro non importa se tu lo fai con Blender, con Cinema, con Maya, però è una cosa che va proprio a soggetto, del singolo studio, del singolo cliente, ok? Perché a me è capitato di non poter lavorare ancora per uno studio con cui ho collaborato, perché loro da un certo momento in poi hanno piombato, diciamo, la pipeline su 3D Studio Max, ad esempio, che io non ho mai aperto nella mia vita e che quindi avrei dovuto studiare e imparare in pochissimo tempo. Non me la sono sentita perché comunque cioè non mi sentivo in grado. Se vado a lavorare in un posto voglio essere al 100%, per dire, non al 30% delle mie conoscenze, no? Quindi, insomma. Senti, intanto c'è Chiara che ci ringrazia per le domande discusse, dice tutto molto molto interessante. Invece Nazario, ciao bella Nazza, Grande, grande, grande. io fino ad ora non mi sono mai lanciato male, molto male. Ho sempre paura di non essere all'altezza. Questa era una domanda che ti volevo fare, infatti fammi che la leggo tutta. Ho sempre paura di non essere all'altezza di progetti importanti. Come posso superare questo ostacolo enorme? E mi collego a questa cosa perché me lo chiedono tutti i miei studenti anche, ad esempio. Cioè, ma io con che faccia mi metto su ArtStation quando ci sono miliardi di mostri? Sì, allora, questo è vero.
Allora, a parte che Nazario è bravissimo. E esatto, a parte che Nazario... Allora, la prossima volta che lo vedo il creative lo picchio, però a parte quello, nel senso... No, perché veramente ha fatto una crescita, cioè esponenziale, nel senso... Allora, secondo me, le cose... Cosa fa la faccina triste? Perché fa la faccina triste? Allora, cioè, secondo me le cose che fa lui sono super pro, cioè sono molto pro, no? La vedo un po' più dura in Italia, ad esempio, trovare un campo di applicazione, ecco, quello sì, nel senso, però potrebbe benissimo iniziare a mandare un po' di showreel, un po' di immagini ai vari studi di produzione. Però il suo, vedi, non solo il suo, ma di molte altre persone, è proprio un ostacolo mentale. Sì. Non ci si sente all'altezza neanche di mettersi in gioco, capito? Allora, io fortunatamente questo problema io non l'ho mai avuto, perché di carattere le cose le prendo sempre molto easy. Cioè, nel senso, fin da quando ho iniziato a fare i colloqui, ero contentissimo di andare a fare i colloqui, perché proprio ero curioso di sapere cosa mi dicevano. Cioè, nel senso, anche se poi non mi davano il lavoro, però magari potevo imparare qualcosa da qualcuno che ne sa più di me, o magari capivo di saperne io più di quello che mi stava facendo il colloquio, perché comunque, cioè, è una cosa che può succedere benissimo, no? A volte c'è gente anche incompetente che sta sopra di te, e allora lì devi stare tranquillo e mantenerti calmo, no? Però ecco, in realtà non può succedere niente di male in assoluto. Cioè, come dicevi tu prima, la cosa peggiore che può succedere è che tu hai fatto un invio, hai mandato una mail, hai mandato un messaggio, cioè, sì, e magari ti dicono, guarda, adesso non abbiamo bisogno. Sì. Però, che tragedia è? Cioè, guarda, come sto scrivendo anche Ale adesso, credo sia l'ostacolo più grande l'essere ipercritici con i propri lavori. Guarda, io concordo molto con questa cosa, però se posso dare magari io un'opinione, io penso che un buon appiglio è quello di non puntare alla perfezione esecutiva, ma cercare di creare dei progetti che in qualche modo abbiano un qualcosa di vostro, un qualcosa di originale, non criticabile dal punto di vista tecnico, perché il tecnicismo deve andare in secondo piano. Quello può essere un buon punto di partenza. Tu cosa ne pensi? Cioè, veicolare il messaggio e magari l'emozione, diciamo, no? Sì, no, assolutamente sì. Ma comunque, cioè, ribadisco, adesso io non so il livello di tutti quelli che stanno seguendo la live, ma vedendo il livello di Nazario, secondo me lui deve farsi un bel portfolio e iniziare a spammarlo a destra e a sinistra, perché comunque non ha niente da temere. Con quel livello lì, nel senso, Mario, a un certo punto o ti prendi le bastonate qua esatto, e cominci a fare cose. Cioè, c'è anche questo. Io una volta ho letto un articolo molto interessante sulla procrastinazione. Ah. E ci sono tanti tipi di procrastinazione, e un tipo di procrastinazione è anche quello di farsi le pippe mentali per non essere all'altezza di, no? Perché in realtà è un meccanismo di autoprotezione che ci dice, vabbè, non ti mettere ancora in gioco, perché in realtà c'è una paura di ottenere delle risposte che non si vuole sentire in qualche modo. Sì, no, è vero. Però, cioè, non siamo più a scuola, voglio dire, nel senso, è un po' una mentalità, un po' da studente, diciamo, piuttosto che a paura del voto, no? Nel senso... Però in realtà, una volta che tu finisci la scuola, ti devi proprio buttare a pesce, nel senso, senza nessuna remora, no? E poi, vabbè, ribadisco, anche le critiche che ti possono venire mosse, in realtà è tutto un bagaglio culturale che tu ti fai. Cioè, quindi ti servono solo per crescere, cioè per migliorare. Non è che, cioè, alla fine, se tutti ti dicono se sei bravo... C'è anche da dire che c'è quest'altro aspetto, che magari... si ha paura di non essere pronti a gestire un progetto di una certa dimensione. Però, ad esempio, dalla mia esperienza, io mi ricordo questa sensazione, perché ce l'ho avuta, e me la sono tolta buttandomi in un progetto che pensavo di non saper fare.
Ah sì, terapia d'urto. All'interno ho detto, oh, però non è male. No, ma infatti, cioè, il fatto è che comunque se le cose le sai fare, ne esci. Cioè comunque ne esci vincitore, perché cioè, le cose tu le sai fare, nel senso. È chiaro che se Nazario fa matte painting non andrà a cercarsi un lavoro come 3D artist, per dire, no? Quindi, nel senso... Sì. Deve puntare su quello che è forte, dove si sente forte. Guarda, Nazario scrive: io vi ringrazio per i complimenti, spero di avere uno switch mentale che mi consenta di fare il passo. C'è una frase che sto cercando di trasformare in un mantra: non c'è bisogno di essere i migliori per iniziare, ma c'è bisogno di iniziare per essere i migliori. Assolutamente. Ma poi, cioè, teniamo conto che alla fine, cioè, ci sarà sempre qualcuno meglio di noi. Esatto. Cioè, ragazzi, non è che non si può aspirare alla perfezione, nel senso, cioè, ci sarà sempre qualcuno più bravo. E molta della gente che c'è su ArtStation, ad esempio, quella che io vedo ogni giorno quando apro la home, no? Su Behance non lo so se è così, però su ArtStation, da quando hanno fatto la versione pro, quindi a pagamento, secondo me ci sono dei filtri anche abbastanza importanti. Cioè, nel senso, è ovvio che chi ha la versione pro ha, secondo me, più possibilità di finire in home page, no? nella gallery principale, diciamo. Poi tutta gente che, cioè, sti cazzi, nel senso, arrivarci, no? Cioè, tutti la Madonna. Però è chiaro che fino a qualche mese fa ogni tanto si vedeva anche qualche cosa di un po' meno bello, no? Sì. Infatti dicevo, ma beh, questo da dove arriva, no? Si vede che con la versione pro hanno un po' filtrato la gente, diciamo. Ma guarda, io voglio agganciarmi a quello che ha detto Nazario, per essere i migliori. Allora, io ti consiglierei un piccolo switch di questa cosa. In inglese lo chiamano take action, cioè falle le cose, no? Oppure c'è un altro detto che dice punta alla luna, al limite atterri sulle stelle, capito? Per cui... se punti a essere il migliore, ti carichi già di una responsabilità che... No, ma non è anche quello che ti blocca, no? Perché assolutamente. Cioè, no, è un'ansia da prestazione proprio, cioè è pesante. esatto. Vado a lavorare con Rocco, vabbè, aspetta un attimo. C'hai già ansia in partenza, capito? Ma comunque è proprio questa cosa qua che dici tu, che tra l'altro in Italia, diciamo, si può, è la filosofia, questa filosofia, no? È stata spiegata, adesso faccio l'inciso stupido ma realistico, diciamo, è stata spiegata benissimo nel film che lanciò Tom Cruise nell'Olimpo dei divi di Hollywood, no? Lui fece un film quando era giovane che si intitolava Risky Business, no? Sì, che c'erano gli occhialetti a casa. Vabbè, praticamente la filosofia alla base di quel film era una parola. La parola era ma che cazzo. cioè, quindi quando lui si trovava di fronte a un bivio piuttosto che una scelta, la parola era ma che cazzo. Tu dici ma che cazzo e vai tranquillo. Ma se non ci pensi più, perché tanto che te frega. Cioè, nel senso, che problema c'è? Non c'è nessun problema. Cioè, nel senso, sì, sono molto d'accordo con questa cosa. Va bene. Guardatevi il film che è anche molto simpatico. Questa chiusura dà paura, ma che cazzo, io ti direi che è un bel leitmotiv, perché spesso ci facciamo troppe pippe mentali noi e ci chiudiamo noi stessi nel nostro... Poi quando usciamo dalla nostra zona di comfort, cioè si apre l'universo, ma proprio... Verissimo. Letteralmente. Io l'ho provato anche sulla mia pelle, devo dire che... È così. Funziona. Cioè, non sono super cazzole, diciamo. È vero. Paiono americanate, ma non lo sono. Non lo so se lei capisci bene. No, assolutamente. Infatti. Vabbè, come spesso anche tu. Quindi da oggi il mio motto non sarà più dai e dai, ma... Paolo, io ti ringrazio enormemente per averci dedicato questa oretta. Grazie a te, grazie a voi. È stato, saluto come sempre, un enorme piacere. Tutti i ragazzi, mi raccomando, andate a fare la richiesta di amicizia a Paolo, perché è un grande, super disponibile, non rompetegli troppo. No, guarda, a me fa sempre un piacere, quindi qualsiasi eventualità. Sì, sempre molto disponibile, quindi grazie mille Paolo,
Ciao a tutti. A presto, ciao Martin. Mi raccomando, stay safe. Okay. Ciao.